Oggi parliamo di ortica, questa pianta meravigliosa considerata da tutti una pianta infestante, anche piuttosto spiacevole perché chiaramente c'è bisogno di una certa protezione per maneggiarla. L'ortica è veramente una pianta meravigliosa. Si dice addirittura che gli antichi si cibassero di ortica perché pensavano che avesse delle proprietà in termini di allungamento della vita. Noi andiamo a fare adesso una zuppa di ortiche che è tipica dei nostri boschi. Durante una passeggiata nei boschi di San Vivaldo o in qualsiasi altro bosco, in qualsiasi altra parte anche della nostra Toscana, soprattutto nelle radure e nei posti dove maggiormente c'è humus, il terreno è azotato, si trovano delle bellissime piante di ortica anche tutto l'anno, anche durante l'inverno, quindi si deve stare molto attenti, quindi indossare dei guanti per maneggiarla, perché pianta orticante, anche se si raccoglie per esempio la sera e si aspettano 12 o 18 ore prima di maneggiarla, perde questa sua proprietà orticante. Non siamo molto felici quando la incontriamo durante le nostre passeggiate, invece dovremmo prendere l'abitudine di raccoglierla e di tenerla lì, anche da aggiungere ai minestroni, a qualsiasi minestrone di verdura, proprio per sfruttare le sue grandissime capacità tonificanti, diuretiche, depurative e così via. Considerate che le nostre nonne usavano l'ortica per combattere la forfora, facendone bollire le foglie in una soluzione di aceto e acqua, e usavano sciacquarsi i capelli con ortica, aceto e acqua dopo averla fatta bollire circa una mezz'ora, quando chiaramente il liquido era freddo. Funziona, i capelli diventano lucidissimi e dopo qualche applicazione si perde la forfora. Qualcuno pensa che l'ortica abbia anche capacità contro la caduta dei capelli, ma insomma sono tante le cose che dovremmo ancora studiare, no? Gli ingredienti per la zuppa d'ortica sono un litro di brodo di pollo, oppure anche di verdure, due belle cipolle rosse secche, due o tre patate, una bella fetta di rigatino, circa un etto, e quante foglie di ortica si vogliono. Liberate dai filamenti. Facciamo un trito con cipolle. Allora, il rigatino serve a dare consistenza, sapore alla nostra zuppa, quindi non ne limitiamo l'uso. Mischiamo amorevolmente gli ingredienti: olio d'oliva, buonissimo, profumato, e il nostro trito si cuoce. Ecco qua, aggiungiamo del brodo caldissimo, alla quale io ho aggiunto delle foglie di alloro che gli danno un sapore tutto particolare. Aggiungiamo una patata tagliata a tocchettini e la aggiungiamo nel nostro brodo, e poi uniamo le foglie di ortica e facciamo cuocere ancora. Mentre aspettiamo che la nostra zuppa di ortiche cuocia lentamente, possiamo utilizzare qualche foglia rimasta di ortica per fare una salsa molto buona, salsa che possiamo usare semplicemente sul pane oppure per condire carni bollite oppure le uova. Mi ero già preparata, come avete visto, delle piccole montagnole di ortica e di prezzemolo tritati finemente. Aggiungiamo la scorza di un limone, prendiamo un pesto e pestiamo uno spicchio d'aglio. Aggiungiamo il battuto di ortica, prezzemolo e limone, sale, pepe, il nostro olio. Devo lavorarla ancora un po' in modo che diventi omogenea. Vorrei sapere quanti di voi conoscevano questo modo molto montaionese di usare l'ortica per fare una specie di salsa verde. Questo è il risultato. Chi vuole assaggiare? Ecco qua, qualche crostino di pane. Il profumo è ottimo. Ecco, un po' di pepe. Zuppa di ortiche. Il sapore è molto forte, io lo adoro.